l'organizzazione degli orari di lavoro interni attiene esclusivamente all'amministrazione della società. È chiaro che come amministrazione la situazione che si è creata adesso si è trattato di una misura presa sperimentalmente dal vertice dell'azienda, in particolare dalla dottoressa San Felice di Bagnoli, che si sta occupando di questo aspetto. Dicevo, è chiaro che una situazione come quella di ieri, di questi primissimi giorni di sperimentazione, non è accettabile e quindi bisognerà porre rimedio. Ora, in questi giorni vedremo se si è trattato di un impatto dovuto all'avvio e dovuto al fatto che l'azienda non ha fatto precedere probabilmente da una adeguata comunicazione benché non sia cambiata la modalità di conferimento, e per questo non è entrato, diciamo, il comune con ordinanze, perché l'orario di conferimento è rimasto lo stesso anche per la zona 1, però è chiaro che sicuramente sui cittadini c'è stato un impatto di chi magari la mattina era abituato a ritirare di buon'ora il mastello svuotato durante la notte nella zona 1, e che magari lo ha trovato ieri ancora in mattinata ancora da svuotare, e ha pensato, e di qui ovviamente le numerose anche comunicazioni, che non fossero passati, diciamo, gli addetti durante la notte, quando invece poi magari sono passati normalmente nella mattinata. Quindi adesso bisognerà capire quanto c'è stato di questo misunderstanding dal punto di vista di comunicazione, e quanto invece ci sia di effettivamente problematico per questo orario, che ripetiamo è comunque sperimentale in questo momento in cui comunque le scuole non ci sono, e che però dovrà comunque essere valutato. Magari le sperimentazioni dovrebbero avere una scienza. Prendiamo atto che il vice sindaco dice che è una decisione unilaterale dell'azienda, come se il comune non fosse il socio unico e come se Massimiliano Grasso non fosse l'assessore alle partecipate. Quindi questi prendono decisioni che impattano sulla città senza neanche avere l'avallo da parte dell'amministrazione. Cosa state sovrintendendo? Cosa state governando? Io non lo so. Non so neanche dal punto di vista economico questo che tipo di impatto possa avere sull'azienda. Anche fossero, dico una cifra a caso, 500.000 euro di risparmio all'anno con l'eliminazione del turno notturno dei lavoratori. Io da Civitavecchiese, visto che siamo 50.000, le mie 10 euro all'anno ce le metterei per evitare questo schifo in tutta la città, che abbiamo visto ieri e che vedremo anche nei prossimi giorni. Stanno sperimentando sulla pelle dei cittadini, mettendo mani, sembra proprio una sorta di persecuzione su un sistema che funzionava.